Ciao, ciao a tutti, come state? Oggi nuovo vlog, oggi sono piuttosto fiacca, c'è una bellissima giornata di sole, ma fa un pochino freschino. Ho deciso di fare un po' di decluttering perché veramente il mio armadio ne ha veramente bisogno, tantissimi vestiti che non uso da anni e quindi via, via, via perché ho veramente esigenza di pulire l'armadio. Se sentite rumori molesti, rumori strani, è tutto ok. Semplicemente fuori ci sono i giardinieri che stanno potando la siepe, stanno potando il bersol, il glicine, stanno, credo, togliendo due piante che sono andate. Quindi se sentite rumori molesti, ecco, tra cui questo. È tutto il giorno così. Oggi è tutto il giorno così. E va bene, pazienza. Finalmente è arrivata la primavera, quindi insomma il giardino ha bisogno di una ripulita, come il mio armadio. Quindi andiamo a sistemare l'armadio insieme oggi. Che ne dite? Poi metterò in vendita anche le cose che basta. Ho intenzione di non indossare più, naturalmente a prezzi bassissimi, 1 un euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro e basta. E quindi insomma, basta chiacchierare e incominciamo. Ma prima giriamo il nostro meraviglioso calendario come di consueto. Oggi è il 21 marzo. Ecco, mi stavo dimenticando di dirvi una cosa importantissima. La Susanna ha voluto registrare ieri un piccolo video del suo compleanno, quindi trovate il suo video nel suo canale sotto in descrizione e mi raccomando, iscrivetevi anche così la fate contenta. Ho lasciato anche in sala tutto chiuso, le tapparelle chiuse perché fuori c'è veramente tanta tanta polvere, truccioli di legno e quant'altro, quindi insomma ho preferito così, in modo da proteggere i vetri, da non farli riempire di polvere. Anche no. Anche i cagnolini oggi chiusi in casa e non si può uscire. E ci sono i giardinieri che stanno lasciando il cancello aperto. E dobbiamo stare tutti in casa. No, i baci in bocca. Emilu? Sì? Cosa vuoi tu? Le coccole? Una volta si può anche fare. Vero? Ah, sì, è vero, basta avere i grattini, si può fare tutto. Vero, basta avere i grattini sulla pancina. Questa è tutta la roba che ho eliminato, come potete vedere, un intero cartone. E adesso vi faccio vedere più o meno cosa ho eliminato. Naturalmente, per chi fosse interessato, più roba si prende, più faccio sconto. Cioè, per tutto il cartone, anche 50 euro va benissimo. Allora, vi faccio vedere un po' di cosine. Allora, innanzitutto vendo questi bellissimi jeans bianchi di Cocca, che beh, sono benissimo, però qui abbiamo un problemino, cioè non c'entro più. La taglia è una 26 e vanno giù dritti, se ricordo giusto. Sì, vanno giù dritti, bellissimi, questi 5 euro. Poi ho questi due body, 1 euro l'uno, uno a coste e l'altro fatto così tutto pizzoso, rosa fluo quasi. Poi ho questa gonna fatta così, gonna, minigonna. 2 euro, poi ho quest'altra minigonna di Tally Whale. Io ho lavorato per Tally Whale, mi divertivo troppo. E è una 38 di Tally Whale, una 38 un po' piccolina. E stesso modello in verde militare, questo in bigiolino con le cuciture color ocra. Questa gonna in jeans a vita alta con una stampata, cioè non stampata,
ricamata con tutte queste bellissime pietrine. Ok. Poi un altro paio di jeans, questi della Levi's, modello 570, mi pare, sì. Questi sono a vita molto molto bassa, potete vedere voi stesse, cioè vita proprio bassa, e bellissimi, li ho adorati, ma anche qui abbiamo un problemino di misure. E questi sono a sigaretta, mi pare. Poi un'altra gonna con la vita elasticizzata e un'altra gonna, credo questa di Bershka, può darsi, sì, in denim, cioè finto denim, credo, perché è un tessutino, sì. Ok, queste sono le cose che do via, se siete interessate. Finalmente è giunta sera, sono piuttosto stravolta, anche lassù devo dire che sei stanca? Sì. Si vede, qui c'è Giulia, no? Le mani in bocca. Ma quanto sei bello! Comunque, finalmente è giunta sera, perché veramente sono stravolta. Sto sempre tutto il giorno appresso Susie, perché le scuole, ovvio, sono chiuse, quindi la scuola dà il compito a noi genitori di far studiare i bambini, i compiti, i programmi, che sbadiglio, e quant'altro. Quindi vabbè, il video termina così, purtroppo non sono riuscita a fare nient'altro. Avrei voluto farvi vedere anche altri vestitini, ma purtroppo non ce l'ho fatta, sono stata chiamata dai bambini, quindi mi sa tanto che farò un video svuota l'armadio, siccome le volte scorse vi erano piaciuti, insomma, mi pare di ricordare, sì. Avevo anche venduto tutto, quindi ottimo. Farò un video svuota l'armadio, così voi con calma vedete tutto quello che ho da vendere, 1 euro, 2 euro, 3 euro, e decidete, insomma, voi. Con questa cosa che gira nell'aria, lo sapete che cos'è? Non si può, la mamma non può andare a fare il mercatino come faceva l'altra volta. Ti ricordi che bello? Sì. Lei mi accompagnava sempre, facevamo il mercatino dell'usato, si divertiva veramente da matti. Sì. Mi aiutava, era bravissima anche coi clienti e vendevamo sempre tutto. Purtroppo non si possono più fare queste cose e quindi, insomma, cerchiamo di vendere le cose che non utilizziamo, così, in modo da dargli una seconda vita, no? Sì. Vero? Come abbiamo fatto col tuo lettino. Il tuo lettino è stato un lettino, prima di te era di un'altra bambina. Poi, di un'altra bambina, adesso non mi ricordo chi. Poi io l'ho trovato su internet, l'ho visto, sono andata a casa dei suoi genitori, l'ho preso ed è diventato il tuo lettino. Abbiamo dato una seconda vita a questo bellissimo lettino. Capito? Quando una cosa non si usa più, non bisogna per forza buttarla. Si può vendere se non è rotta. Giusto? Perché certa gente questa cosa ancora forse non l'ha capita bene. Si può vendere e quei soldi che tu prendi, puoi andarti a prendere altre cosine, o nuove o usate, quello che ti piace. Capito? Va bene, comunque, basta parlare, perché poi con questi cartoni ti viene veramente una voglia di dormire. Adesso vi faccio vedere. Che sonno! Vedi che vanno tutti a nanna? Andiamo a nanna anche noi? No. Eh? No. No. Noi vi salutiamo qui, un bacione e ci vediamo in un prossimo video. Sotto in descrizione trovate tutto. Ciao. Bacio.